mantiene le deleghe che aveva e le aumenta pure, assumendo su di sé anche l'università, Civiter, la programmazione strategica e le politiche territoriali di area vasta. Questo naturalmente perché sapete che proprio perché è necessario dedicarsi con tutte le energie al Comune, io ho già annunciato la mia decisione di rimettere il mandato di Presidente della Provincia non appena chiuso, che la cosa avverrà fra pochi giorni, il percorso di ricollocazione di tutto quanto lì il personale che era ed è, diciamo, ancora in fase di sistemazione. All'assessore al bilancio affido anche il personale, in modo da coniugare queste due materie che in genere appunto vanno insieme. Al vice sindaco, oltre alle deleghe che aveva, andranno anche la scuola e i servizi educativi, i fondi europei e le politiche comunitarie e le pari opportunità. L'assessore Bucari andranno le deleghe connesse all'urbanistica e all'edilizia privata e il progetto Città della Salute, su cui vogliamo imprimere insieme con la Regione e l'ASL una accelerazione. All'assessore Giachetti andranno le politiche, oltre a quelle che aveva, quelle del turismo, dei grandi eventi, Polizia Municipale e il progetto UNESCO. All'assessore Falchetti Ballerani la sgombriamo di personale di Polizia Municipale, che sono molto impegnati perché dovrà occuparsi di deleghe importanti, quindi manterrà le altre, e poi l'Information Technology e la Smart City, che collegate, Agenda Urbana, che sapete è un progetto europeo di grande rilievo, la cultura, i servizi culturali, Papigno, commercio e artigianato. Quindi avremo, come dire, una squadra con responsabilità importanti,